ci stava, e la forza di Leo era proprio questa cosa qui, era proprio questa commistione di elementi apparentemente contrari, del mettere una musica del Novecento in una scena del Seicento, del mettere una canzonetta degli anni 70, non è capitato proprio, ma per fare un esempio, dopo che Lear appare con Cordelia morta, e perché erano di rompenze emotive che lui sentiva così forte, che a noi comunicava chiaramente, quindi noi le trasmettevamo in maniera forte, il pubblico sente che arriva una cosa forte, può dire non ho capito niente, ma non resta indifferente. Gli spettatori, a volte più pericolosi, sono una sorta di intellettuali, sia di intellettuali del teatro, sia di persone, spettatori normali, che hanno la mente per forza intellettuale, che per forza devono capire. Nella vita, nell'esistenza, non tutto si capisce. Io non capisco perché mi sono innamorato di una persona invece di un'altra. C'è qualche cosa che sfugge al controllo della mente e che deve sfuggire al controllo della mente. Quella è la morte, cercare per forza di interpretare tutto. Non frenasse la nostra volontà, facendoci preferire i mali che sopportiamo ad altri che non conosciamo. Così la coscienza ci fa tutti vivi. E così il colore innato della risolutezza lo si rovina con una squallida gettata di pensiero. E imprese d'alto grado è momento. Proprio per questo cambiano il loro corso e perdono perfino il nome di azione. Pa Steven D'Adams è stato di nuovo uno spettacolo che lui ha sentito molto ispirato da dentro, con una necessità di tornare a riflettere. Sicuramente era uno spettacolo di una rigenerazione, cioè dopo il quale sarebbe partita un'altra strada, però era talmente asettico, bianco, evanescente, che la strada è stata poi quella appunto che è stata, che è andato. Io l'ho visto una sola volta e sento parlare di questo spettacolo qui o come uno spettacolo che ha spaccato le palle oltremodo, perché alcuni mi hanno detto ma era una cosa inguardabile, oppure persone che sono rimaste assolutamente folgorate, e lo so perché era uno spettacolo vero, perché era uno spettacolo di Leo e perché era uno spettacolo che segnava una via che doveva andare da qualche parte. Perché dov'è Leo? È vivo, è morto, è tra la vita e la morte. Dov'è? Che cosa significa questa situazione in cui Leo è oggi? È un andare via. L'ultimo spettacolo era Pa Steven D'Adams. Lui non si sentiva più veramente ispirato dalle persone che aveva attorno, perché erano andate via, cioè, e doveva ritrovare qualcosa, e secondo me Pa Steven D'Adams era questo. Poi è anche testamento, perché secondo me la cosa che è capitata a Leo non è un caso. Leo aveva voglia di andare via, era stanco di Bologna, era stanco del rapporto col comune di Bologna, era stanco di come andava il teatro italiano, era stanco della sua vita, secondo me, privata, personale, era stanco di investire su una compagnia che poi si era sgretolata e dove le responsabilità erano talmente condivise che era un coacervo, chiaramente ognuno dice io non, è la vita che è così. Lui era stanco soprattutto che non gli fosse riconosciuto il grande valore che lui aveva, perché non gli era riconosciuto, ma neanche da quel teatro di sperimentazione, da quegli intellettuali che l'hanno sostenuto. Non era veramente riconosciuto per quello che era, perché Leo è una delle grandissime figure del teatro del Novecento mondiale.
Dove sei? Forse non ci sono parole. Ti porto nelle sfumature, nei toni di voce, nei gesti. Con fierezza. Ti E la vita continua. Ti E tu continui a vivere. E a ronzare nelle orecchie di chi ha fatto finta di ascoltarti. Faranno fatica a dimenticarti. Questo silenzio assordante di te e della tua voce rimbomba dentro, in chi ti ha amato, in chi ti ha odiato, in chi ti ha incontrato. È cambiato in peggio. E io come attore non ho più trovato una direzione del lavoro, in una regia. E uomini come te, come Antonio Neviller, mancano perché manca l'ascolto di voi. La gente vi ha ascoltato per finta. I produttori, gli organizzatori, tutti quelli che ruotano intorno al mondo del teatro, non ascoltano. Non ascoltano la vostra voce, il vostro lavoro è passato semplicemente ed è giusto anche che sia così perché è così, è passato, ma non è passato perché quello che c'era intorno a lui non lo ascoltava veramente, no. Stesso errore. Forse l'abbiamo fatto anche noi attori, ma siamo stati parte di te, quindi automaticamente forse qualcosa, qualcuno ci assolverà. Il tuo tribunale